Proseguiamo quindi con le domande. Vogliamo inserire un punticello per bloccare la corda in un punto C opportuno in modo tale che il tratto AC suoni una nota 8 semitoni più alta rispetto alla nota iniziale, cioè la nota che suonava la corda AB. C, questo punto, deve stare più vicino ad A o B? Perché? A quale distanza da A va posizionato il punticello C? Rappresenta la situazione con un disegno. Di nuovo fate stop al video e provate a risolvere da soli, poi guardate lo svolgimento. Questa è la situazione con la corda che è stata bloccata nel punto C. Ora dobbiamo dire se il punto C sta più vicino ad A o a B. Immaginiamo che C stia esattamente al centro, allora il tratto AC sarebbe esattamente la metà di AB. Questo vuol dire che la lunghezza d'onda della armonica fondamentale con cui vibra il tratto di corda AC sarebbe la metà rispetto alla lunghezza d'onda fondamentale di prima, cioè di AB. Ma una lunghezza d'onda a metà corrisponde a una frequenza doppia. Quindi con il punto C esattamente a metà, come del resto già sappiamo, la corda AC suonerebbe la nota che è l'ottava superiore rispetto alla corda AB. Ma l'ottava superiore vorrebbe dire 12 semitoni. Perché in un'ottava ci sono 12 semitoni, invece sono soltanto 8 semitoni. Questo vuol dire che la frequenza fondamentale con cui vibra la corda AC è meno dell'ottava superiore, cioè è meno del doppio della vecchia frequenza. Quindi questo vuol dire che la corda AC deve essere un po' più lunga di metà della corda AB. Come è scritto qui, AC deve essere maggiore di metà di AB, quindi il punto C si deve trovare più spostato verso B, più vicino a B che ad A. Qui è spiegato il ragionamento, la corda AC vibra con una frequenza F1', che è sicuramente maggiore della vecchia frequenza di vibrazione della corda AB, e che era circa 97 Hz. Ma questa nuova frequenza con cui vibra C è meno del doppio di 97 Hz. Ora noi sappiamo che 8 semitoni più alta la nota vuol dire una frequenza che si trova dai 97 circa Hz moltiplicando per K all'ottava, dove K sappiamo è la radice dodicesima di 2. Ma se la frequenza deve crescere di questo fattore, allora la lunghezza della corda sappiamo che deve diminuire dello stesso fattore. Quindi la nuova lunghezza della corda, cioè AC, deve essere uguale alla vecchia lunghezza della corda, 118 cm, cioè AB, diviso K all'ottava, cioè diviso radice dodicesima di 2 all'ottava. E questo risultato è 74,3 cm, quindi la nuova corda L1' AC deve essere 74,3 cm. Vediamo che infatti il punto C si trova più spostato verso B che verso A. Infatti AC, questi 74,3 cm, è maggiore di metà della lunghezza della corda vecchia, cioè è maggiore della metà di 118 cm. E questo come previsto prima.